Oggi abbiamo 27 comuni in tutto il paese che sono oggetto di commissariamento dopo che sono state verificate infiltrazioni da parte di organizzazioni mafiose che hanno condizionato pesantemente queste amministrazioni. Dal 1991, da quando è entrata in vigore la normativa che prevede lo scioglimento dei comuni per infiltrazioni mafiose, sono stati 258 i comuni italiani sciolti per mafia. In Sicilia è stato commissariato il 24% dei comuni di tutta Italia, un fenomeno però che non riguarda più solo il Sud. C'è una situazione che non possiamo più definire esclusivamente del meridione del paese. Quando si parlava di mafia, di camorra, di rischi per la pubblica amministrazione, si pensava subito al sud del paese. Oggi abbiamo visto, le indagini, le inchieste ci dimostrano che le organizzazioni mafiose hanno iniziato a lavorare e a pensare di occupare spazi che fino a qualche anno fa nessuno immaginava. Oggi abbiamo realtà del centro-nord che sono al centro di indagini molto importanti che purtroppo ci portano alla luce situazioni che sono di forte illegalità. E abbiamo anche per la prima volta un'amministrazione comunale di una regione del nord che dopo gli accertamenti che sono stati fatti dalla Commissione si è proceduto al commissariamento e a inviare i rappresentanti dello Stato in quell'amministrazione, in quella città. Quindi direi che principalmente ancora assistiamo a una presenza forte in città del sud, ma alcune vicende, alcuni fatti ci dimostrano che non c'è parte del paese che può dichiararsi fuori da questo rischio. Ora il quadro della minaccia proveniente dalle criminalità mafiose si completa con il potenziale economico delle cosche che consente di orientare con successo i propri interessi verso i circuiti economici sempre più grandi. Le indagini ci dimostrano ormai che le organizzazioni mafiose cercano di fare affari laddove c'è un tessuto economico abbastanza vivace, cercano di impegnare, di investire lì risorse illecite. I proventi di attività illecite hanno necessità di essere investiti in zone, in un tessuto che sostanzialmente rende ricchezza. È chiaro che dentro a questa trasformazione ci sono alcune aree del paese che corrono rischi. Ma la vera capacità delle mafie è dunque quella di poter contare su una consolidata rete di relazioni che le permette di raggiungere con facilità settori della politica e della pubblica amministrazione. Occorre evitare che la pubblica amministrazione possa diventare un luogo di contaminazione e di complicità. E da questo punto di vista, quindi, un grande sforzo culturale, quindi chiedere massima vigilanza, massima attenzione, massima severità per chi governa le pubbliche amministrazioni. Ecco, la necessità di una classe dirigente che veramente abbia la consapevolezza in fondo che non ci potrà mai essere futuro sviluppo in alcune comunità, penso ad alcune aree della Campania, della Calabria, della Sicilia, ma non solo di queste regioni, anche di altre regioni, se non si ristabiliscono delle regole e se non c'è una pubblica amministrazione trasparente che alla fine, di fronte a fatti che evidenziano un tessuto o delle attività malate, non ci può essere il silenzio, non ci può essere, come dire, il far finta di non vedere, di non sapere. Bisogna passare da un atteggiamento passivo a un atteggiamento invece dell'amministratore che denuncia, che diventa il primo soggetto, il primo attore, il primo protagonista di un paese che vuole finalmente dire no, non c'è spazio in un'amministrazione che rappresenta una delle articolazioni del nostro paese per attività di questo tipo. Eppure qualcosa sta cambiando a partire dai risultati ottenuti sul territorio, come a Grazzanise, un piccolo comune del Casertano, vicino alla Terra dei Fuochi, che dal 2013 è sotto la guida di 3 commissari, il viceprefetto Giovanni Migliorelli, il viceprefetto aggiunto Gerardo Quaranta e Nicola Auricchio, funzionario della prefettura di Salerno. Ebbene, dopo un lento lavoro di recupero del territorio, ma anche con capacità manageriali, questo piccolo comune può vantare il fatto di essere stato nominato dallo stesso ministro dell'Interno come un esempio tangibile di buona amministrazione. Io credo che noi possiamo fare un bilancio positivo
nell'attività di contrasto che abbiamo fatto come amministrazione dell'interno in riferimento alla pubblica amministrazione. Quando c'è una presenza forte, autorevole, quando ci sono rappresentanti dello Stato capaci anche di comunicare con messaggi diversi a quella comunità, i risultati ci sono. E io credo che questa è la dimostrazione, appunto, che l'intervento dello Stato è necessario quando ci sono riscontri oggettivi rispetto ad una situazione di illegalità diffusa e che quella presenza il più delle volte riesce anche ad incidere nella mentalità di quella comunità. Dunque legalità e dialogo con il territorio prima di tutto, ma anche un nuovo modo di concepire l'attività della pubblica amministrazione. È stato lo stesso ministro Alfano che recentemente ha annunciato il rafforzamento delle norme sullo scioglimento dei comuni, in particolare si punterà sull'incandidabilità per gli amministratori responsabili, per cui viene prevista la durata di 6 anni. Non possiamo consentire a questo paese di avere anche lontanamente la sensazione di una pubblica amministrazione malata. Noi abbiamo la necessità, se vogliamo scommettere nel futuro, soprattutto se vogliamo scommettere sui giovani, un'idea nuova anche di classe dirigente che vuole riappropriarsi delle regole perché sono fondamentali per la democrazia di una comunità. Non è soltanto l'intervento dello Stato che di fronte a un reato o a delle complicità interviene e ha l'obbligo di intervenire, ma è anche una scommessa culturale su un paese diverso.